Vetrocar è un'azienda di giovani, è un'azienda che deve sempre avere la caratteristica della gioventù e della freschezza, quindi il buongiorno non mi sembra appropriato e vi dico ciao a tutti perché è bello rivedervi, io conosco tutti voi ed è emozionante vedervi così tanti ed è veramente incredibile, quindi il ciao mi sembra il più appropriato per iniziare questa giornata. Ciascuno di voi si identifichi in maniera forte col marchio, cioè senta questo marchio e l'appartenenza al gruppo proprio e si spenda per il gruppo Vetrocar come si spendesse per la propria azienda. Perché siamo qua? Che belli che siete! Bravi! Noi vogliamo costruire un'azienda che sia credibile e stabile per i prossimi 30 anni, vogliamo che sia un'azienda che per loro sia il trampolino di lancio e dove loro possano fare l'intera carriera lavorativa. Grazie veramente a tutti per essere. Maurizio ha concluso dicendo: io voglio che voi vi sentiate Vetrocar. Io vi dico la stessa cosa in maniera diversa. Senza di voi Vetrocar non c'è. Vetrocar da questa mattina, da ieri per la verità, non è più una società a rischio limitato, ma è diventata una società per azioni. Io credo che una base dobbiamo farci. Anno su anno, 12 mesi, 80.000 visite reali al sito internet. 70% sono numeri significativi. Complimenti, perché è un piacere e un onore lavorare con un'azienda come la vostra. Grazie. Sarà il nuovo volto Vetrocar 2016. Stiamo lavorando insieme da pochi mesi. Non voglio prendermi anche i meriti del vostro successo di quest'anno perché è solo vostro, siete stati fortissimi, conosco il team manager e siete ormai famosi. Complimenti per lo spot che fa parlare. Devo fare i complimenti al gruppo per i numeri, perché sono dei numeri molto molto importanti. C'è tanto da fare, ce la faremo a fare diventare Vetrocar il super primo player del cambio vetro italiano.